Sono Paola Barogno, mi occupo della comunicazione di Out of Fashion. Per la presentazione dei docenti del corso di alta formazione sulla moda sostenibile che Out of Fashion organizza in collaborazione con Polydesign, è con noi Isabella Goldman. Architetto, esperta di edilizia sostenibile, critico dell'architettura e giornalista, Isabella dirige Goldman & Partners, la società di progettazione e project management, consulenza aziendale ed editoria nel campo dell'architettura sostenibile e della bioarchitettura. Il suo studio è stato incaricato dalla Camera della Moda Italiana per redigere il documento per la sostenibilità nel retail, che fa parte delle linee guida della Camera della Moda Italiana nel percorso verso la sostenibilità. Non solo, Isabella è professore di CSR al Master di Strategic Communication allo IULM. Allora, un curriculum ricchissimo, tutto improntato, moltissimo improntato sulla sostenibilità e sull'insegnamento e sulla promozione della sostenibilità nell'architettura. Ci dici, Isabella, perché hai intrapreso tu da architetto un percorso nella sostenibilità in un settore nel quale immagino tu fossi pioniera? Allora, innanzitutto grazie di queste domande, grazie del fatto di avermi invitata. Io sono molto felice di essere, ormai sono molti anni che sono docente nei vostri corsi ed è sempre per me uno stimolo enorme parlare con i ragazzi e poter trasferire quello che da sempre, da quando ho cominciato a fare architetto, per me è stato un obiettivo. Io perché mi occupo di sostenibilità in questo modo? Perché l'architettura, io devo dire, quando ho cominciato a fare l'architetto, ho cominciato avendo la fortuna di essere assistente di due professori molto importanti. Uno era Paolo Marconi e l'altro Bruno Zeri, che avevano, ovviamente erano due pilastri dell'architettura in termini didattici. Ma soprattutto mi hanno fatto conoscere la storia dell'architettura molto bene, studiando molto bene la storia dell'architettura ed essendo anche loro assistente, quindi essendo obbligata anche a fare gli esami per loro e ad aiutarli a scrivere dispense, mi sono resa conto che come facciamo l'architettura noi adesso, o meglio, come abbiamo cominciato a farla dopo la scoperta del petrolio, in realtà abbiamo perso completamente ogni competenza o le più importanti competenze che venivano dagli antichi. Di fatto gli antichi costruivano molto meglio di quanto noi stiamo costruendo adesso, perché costruivano perché le cose durassero per sempre. E quindi per farlo usavano tecniche e materiali in una maniera logica. La scoperta del petrolio ha liberato completamente la creatività degli architetti, pensando che potesse essere un plus, invece è stato un minus drammatico, perché in questo modo si è persa tutta l'intelligenza del calare il progetto sul territorio e di usare il clima, usare il sole, usare le competenze antiche per ottenere il massimo beneficio con il costo inferiore possibile. Il petrolio che fa andare sia i riscaldamenti che i condizionatori d'aria di base, perché da petrolio si parla di elettricità e si parla di energia. Se tu attacchi una macchina che ti compensa gli errori progettuali all'interno di uno spazio abitato, immediatamente si perde tutta la tua intelligenza e tutto il tuo sforzo progettuale per far sì che questo edificio, questo spazio faccia stare bene le persone da solo, senza aver bisogno di nulla. E questo vale per qualunque tipo di spazio, anche per i negozi. Quindi, Scusa, una domanda che immagino verranno gli studenti. Qual è stato il tuo contributo per la moda italiana, per la Camera della Moda? Quando hai redatto questo documento, in che cosa li hai indirizzati? È una cosa breve, mi immagino, perché se no immagino che il documento è molto corposo quando l'ho visto, no, il quindi, però ecco. documento è un'Eneide, però di fatto sì, ma il principio è quello che ti ho detto adesso, nel senso il principio di rendere più passivo possibile, quindi meno, il principio è stato quello di abbattere il fabbisogno di utilizzo di qualche cosa che compensasse la progettazione del negozio in modo tale che non solo costi meno la climatizzazione, perché tutto parte da lì, ma soprattutto che le persone stiano meglio in quanto i materiali sono più naturali, emettono meno sostanze chimiche, ci sono meno campi elettromagnetici, cioè quindi una cura e un'attenzione a tutto
all'abbattimento dei carichi tossici all'interno dello spazio. I carichi tossici sono di tre nature. C'è il carico tossico chimico che viene dai componenti, dai materiali, dai vernici, dai legni, dalle colle, da quello che noi mettiamo all'interno di uno spazio. Poi ci sono tutti i carichi fisici, quindi tutte le onde elettromagnetiche che vengono dai device, dagli schermi, dai wifi, da tutto ciò che è di elettrico. Mettiamo. E poi c'è tutto il carico tossico, se vogliamo, psicologico, che viene dagli errori ergonomici, quindi dal sbagliato rapporto altezza-larghezza rispetto al nostro corpo umano, perché noi misuriamo tutto con il nostro corpo umano secondo delle metriche che sono peraltro già definite in natura, che poi è l'1,618 della curva di Fibonacci, senza stare lì a fare troppe lucubrazioni fisiche, però c'è proprio una regola che è aurea, tant'è vero che si chiama regola aurea, e si chiama proprio sezione aurea, questa formula. Questa formula la si trova nei fiori, la si trova nell'ananas, la si trova nel girasole, la si trova ovunque, nelle chiocciole, cioè, è sempre un rapporto matematico molto perfetto. E questo stesso rapporto matematico va riportato all'interno dei negozi. Stessa cosa vale anche per i colori, insomma, in sostanza ci sono un sacco di regole che vanno messe nei negozi, molto semplicemente. Quindi tu, in una masterclass che tratterà appunto la comunicazione e il negozio e il retail è l'ultimo passaggio, appunto il passaggio finale che porta appunto la comunicazione di un'azienda verso il cliente. Per sommi capi, quali temi tratterai, quali argomenti tratterai in una successione, cioè il negozio. Allora, io partirò da un tema che è quello da cui è partita Camera della Moda per farmi fare questo lavoro. Mi ha detto: voglio che il cliente, quando entra in un negozio, quindi se vuoi l'obiettivo è poi alla fine va nella direzione desiderata di ogni brand, quello di vendere meglio, vendere di più. No, il negozio serve a questo. O se è un negozio showroom e basta, comunque di creare un'esperienza positiva nel compratore che poi comprerà lì, comprerà online, comprerà dove vuole, ma di fatto deve maturare un'esperienza positiva. Quindi lo spazio di vendita deve essere un luogo di esperienza. Per essere un luogo di esperienza deve trasmettere well-being. Tu devi stare bene quando entri in un negozio, non devi aver voglia di scappare. Questo risultato è frutto di una serie di attività molto oggettive, cioè non è frutto di un percepito individuale. Sì, c'è il percepito individuale, ma questo percepito individuale è frutto di una serie di azioni. Quali sono queste azioni? Noi insegneremo come distribuire gli spazi all'interno di un negozio in maniera che ergonomicamente venga accettato dal cervello. Insegneremo come abbattere i carichi chimici controllando molto bene le schede tecniche di quello che viene inserito all'interno del negozio, come abbattere i carichi fisici, ossia come schermare o come rinunciare a presenze elettromagnetiche e come creare tutto questo in equilibrio in modo tale da ottenere l'obiettivo finale, che è quello di allungare il tempo di permanenza all'interno di un negozio, perché è dimostrato che per 1% di tempo in più che una persona rimane all'interno di un negozio, spende 1,3% in più, quindi è una funzione esponenziale. E tutto questo si può proprio matematicamente ottenere, seguendo una serie di regole. Ecco, come vedete, una lezione con tanta teoria, ma anche delle indicazioni pratiche molto utili per chi si occupa di moda a livello professionale o per chi la sta studiando. E la lezione di Isabella Goldman, dal titolo Il retail sostenibile, si svolgerà all'interno, lo ricordiamo, della sesta masterclass del corso che si intitola I nuovi linguaggi della moda sostenibile e che è in programma dal 19 al 20 febbraio 2021. Tutte le informazioni sul corso le trovate sul sito www.autofashion.it. Con questo io ringrazio e saluto Isabella Goldman, la ringrazio come sempre per la sua collaborazione e la passione con la quale svolge il suo lavoro e noi ci vediamo presto. Grazie, grazie Isabella. Arrivederci.